sistemi detti complessi e disordinati sono sistemi composti da tanti elementi che interagiscono tra di loro in maniera così complicata che danno luogo a un comportamento collettivo, ma primo di qualsiasi ordine. Quindi non un diamante, che è un comportamento collettivo degli atomi di carbonio, non una calamita, che è un comportamento collettivo degli spin magnetici degli atomi di ferro, ma qualcosa di vetroso, come ad esempio proprio il vetro della finestra, oppure i cosiddetti vetri di spin, o ancora i laser disordinati. Un elemento costitutivo microscopico di tutti questi tipi di sistemi è la frustrazione, cioè l'incapacità per le variabili di accomodarsi in una configurazione ottimale. È davvero complicato contare tutte le configurazioni frustrate, anche quelle ottimali, quelle meno frustrate possibili, perché sono tante e molto diverse fra di loro. In meccanica statistica, una configurazione ottimale o subottimale come quelle frustrate si chiama stato. Come facciamo a descrivere questi stati? Allora, non abbiamo riferimenti perché non sappiamo a priori come sono fatte. Quello che possiamo studiare è la somiglianza fra gli stati. Gli stati possono essere molto simili fra di loro o non avere niente a che fare fra di loro, e quindi possiamo mettere le somiglianze su una scala. Da 0, non si somigliano per niente, a 1, sono due stati identici. Ognuna di queste somiglianze sarà più o meno probabile, e tutto l'insieme delle sue probabilità, che si chiama distribuzione di probabilità, è la cosa che ci interessa capire e che caratterizza il sistema disordinato complesso. La teoria di Parisi costruisce questa distribuzione ed è una teoria generalissima che vale per tutti i sistemi disordinati che hanno tanti stati. Ora, ed è anche matematicamente ben fondata. Per dimostrare la sua attinenza con la realtà, manca di misurarla. Per misurare le proprietà di questa teoria non possiamo rivolgerci agli spin perché sono molto timidi, sono anche abbastanza lenti, e quindi abbiamo deciso di andare a vedere come si comportano i modi di luce laser nei laser disordinati. Che cos'è un laser disordinato o random laser? Beh, sono dei laser che emettono luce coerente come tutti i laser, ma non hanno specchi, non stanno in cavità costruite apposta, se la sbrigano da soli. La luce si amplifica all'interno di questi composti e viene emessa in maniera coerente. Sono di tanti tipi diversi, sono polveri, precipitati, sistemi porosi che, opportunamente energizzati, emettono luce coerente come i laser. La cosa importante è che studiando i random laser si arriva a una teoria fisica che è proprio quella dei vetri di spin. Allora, misurando i modi di luce dei random laser, possiamo vedere le somiglianze fra stati laser diversi e misurare la distribuzione di probabilità delle somiglianze di Parisi. E quello che vediamo è che viene uguale a quella prevista teoricamente. Adesso, a 40 anni dalla sua nascita, sappiamo che la teoria di Giorgio Parisi è ben fondata matematicamente, è attinente alla realtà e soprattutto è un potentissimo mezzo di investigazione scientifica per fare predizioni e capire il comportamento di tantissimi sistemi, anche al di fuori della fisica. Cosa sono le repliche? Che hanno a che fare con gli stati? Come si possono misurare le loro somiglianze?